Ciao a tutti e benvenuti ad un'edizione davvero straordinaria di Tessiland Condivision. Una puntata davvero shock. Perché? Perché quest'oggi vedremo dei dettagli, degli articoli che non avete mai visto prima. O forse sì, però enfatizzava di più e quindi rendeva meglio. Degli articoli nuovi, appena arrivati, in esclusiva per voi, che non potete assolutamente perdere. Mi raccomando, rimanete incollati davanti a questo video, cliccate un bel pollice in su e iscrivetevi sul nostro canale YouTube. Ok, adesso basta. Portiamo un po' di allegria. Bentornati in una nuova puntata di Tessiland Condivision. Quanto detto finora però è tutto vero, quindi mi raccomando, non perdete neanche un minuto di questo video, perché come vi dicevo è un'edizione davvero straordinaria e lo capirete nel corso della puntata, non prima però della nostra sigla. Veniamo al primo articolo di oggi. Quello di cui parliamo adesso è il set Giro Borsa, disponibile in 5 varianti di colore, vale a dire nero, panna, cuoio, bordeaux e navy. Come è composto questo set? Ovviamente dal fondo, che misura 36x12, questa patta alta che misurerà poi 36x12, esattamente come il fondo, per una larghezza di 6 cm, che ovviamente poi verrà sigillata con le apposite viti che avrete in dotazione, e poi ovviamente i manici, eccoli qui, dotati di moschettoni. Il tutto ovviamente è abbinato e avrà i dettagli in argento presenti uguali, tutti allo stesso modo in tutte le 5 varianti di colore. Ma tornando ai manici, parliamo di manici lunghi 55 cm per una larghezza di 2 cm. Parliamo ovviamente di un prodotto 100% made in Italy, esattamente come quello che vedremo tra pochissimo, quindi garanzia di qualità, garanzia di continuità e ovviamente, come sempre, garanzia Tessiland. Alcuni piccoli dettagli: il rinforzo interno di questi manici, che li rende davvero molto molto resistenti, e il fatto che sia dall'interno che dall'esterno vi sia la copertura in ecopelle, quindi sarà perfettamente visibile da entrambi i lati, e quindi è un dettaglio sicuramente molto molto importante. Il secondo set che vedremo quest'oggi è il set Secchiel. Ce l'avete richiesto in tantissime, era presente prima, poi è scomparso e poi voilà, è ricomparso in una versione però del tutto nuova. A cominciare da qui abbiamo ovviamente il fondo, che misura 28x18, abbinato perfettamente alla nostra patta, che come potete vedere è provvista già di manico, di una lunghezza di 54 cm per una larghezza di 2 cm, e la misura ovviamente del giro che avremo sopra misurerà 28x18 per un'altezza di 6 cm. C'è il cordino in ecopelle in modo tale che possiate, insomma, ecco, modellare il vostro secchiello e chiuderlo correttamente. E a differenza di quello precedente, però, vi è la rifinitura in ecopelle sia dall'esterno che dall'interno. Wow. Quindi, insomma, ecco, sarà sicuramente un bel effetto da vedere per la vostra creazione, che acquisterà di conseguenza un valore maggiore. Questo set è disponibile in ben 5 colori: bordeaux, che è appunto questo, ma anche nero, navy, panna e cuoio. Ma non è finita qui, passiamo al prossimo articolo. E adesso invece parliamo di catene. Se avete visto sul sito, tutte le nuove catene hanno i dettagli perfettamente descritti nella pagina, ma oltretutto, consiglio che vi do e che mi auguro seguiate, nella seconda foto presente sul sito ci sono davvero tutti i dettagli illustrati, dalla larghezza della maglia, lo spessore, il peso. Sono davvero piccoli dettagli che ci avete richiesto, per il quale ci è voluto un grande lavoro dietro e che però siamo riusciti ad inserire affinché il vostro acquisto possa essere sempre più consapevole e soprattutto fatto con estrema facilità e tranquillità, e non ultima consapevolezza, ovviamente. Cominciamo con questa, che è la catena doppia. Doppia perché ovviamente ci sono due anelli. Gli anelli sono apribili, cosa che comunque troverete anche sul sito, quindi potrete tranquillamente modificare a vostro piacimento la lunghezza della catena. Queste sono da un metro, ma qualora vi servisse una catena più lunga, proprio grazie alla presenza degli anelli apribili, potrete tranquillamente acquistare due catene e quindi poi unificarle raggiungendo la lunghezza desiderata. Ogni anello misura 25x17 mm e lo spessore è
molto piccolino, è di circa 3 mm per un peso di 80 grammi. Passiamo adesso alla catena stampata, anch'essa in alluminio, quindi di colori diversi. La troverete in tre varianti di colore: questa che vediamo oggi è la variante giallo-rossa, la troverete anche silver black e oro bronzo. La larghezza delle maglie è 16x10 e lo spessore degli anellini è di circa 3 mm. Il peso è davvero molto molto leggero, è di soli 35 grammi, infatti una di quelle tipologie di catene solitamente utilizzate per decorare, per adornare le vostre creazioni. Anche qui c'è l'anello apribile, quindi potrete tranquillamente realizzare la catena della lunghezza desiderata. Poi passiamo alla catena diamantata, disponibile in canna di fucile, vale a dire questa, ma anche argento, oro e oro chiaro. Questa catena ha gli anelli che misurano 16x10 mm con uno spessore dell'anello di circa 3 mm. Il peso è anch'esso di 45 grammi, quindi molto molto leggera. Adatta più che altro a borse di piccole e medie dimensioni e anch'essa ha l'anello apribile. E infine concludiamo con l'ultima delicatissima, elegantissima catena rombo, disponibile sia in oro, vale a dire questa versione, che in argento, che potrete utilizzare ovviamente per borse di piccole dimensioni. Ha un peso di circa 20 grammi, quindi è davvero molto leggera. La larghezza degli anelli misura 13x10 mm ovviamente e lo spessore invece è di 2 mm. Anch'essa in alluminio, esattamente come tutte le altre varianti che abbiamo visto finora. Esattamente, parliamo di frangia, ma non di come tagliare nella maniera più sbagliata di questo mondo una frangetta, ma della frangia di raffia. Ebbene sì, l'avrete vista sicuramente anche nel news la scorsa settimana. Ci sono ben 8 colorazioni di questo meraviglioso articolo, e vale a dire rosa, mosto, bronzo, blu, biscotto, azzurro, nero e paglia. Ben 8 varianti di colore per questa raffia, che ovviamente non è naturale ma è 100% poliestere, della lunghezza di ben 50 centimetri, ma potrete riceverla della lunghezza desiderata semplicemente aggiungendo maggiori quantità, in modo tale che possiate ricevere appunto la lunghezza che preferite in un'unica soluzione. C'è questa tripla cucitura in nylon nella parte superiore, che ovviamente vi consentirà di poter inserire questo dettaglio perfettamente nella vostra creazione, oltre al fatto che questi fili di raffia vengono inseriti con una conformazione a due, questo ovviamente è un valore aggiunto, una maggiore facilità anche appunto proprio nell'inserimento. Potrete utilizzarle davvero per tantissimi dettagli da aggiungere ai vestiti, alle scarpe, alle borse, ai complementi d'arredo, insomma ci si può davvero divertire. Ma adesso veniamo all'articolo davvero shock di quest'oggi, e perdonate il gioco di parole, parliamo ovviamente del King Shock. È un nome che però davvero racconta alla perfezione il filato di cui stiamo parlando, perché è un filato davvero incredibile, d'impatto, unico, in edizione limitata. Ebbene sì, troverete adesso le prime varianti di colore, quest'oggi ne vedremo 7, ma poi man mano verranno arricchite e alcune di queste colorazioni, una volta terminate, non ci saranno più. Ecco perché vi parlavo di edizione straordinaria, di puntata shock, perché questo articolo, se non lo acquistate e anche in fretta adesso, rischiate di non trovarlo più e quindi di perdere l'occasione di realizzare una creazione davvero irripetibile nel vero senso della parola. È un filato artigianale lavorato a mano che poi, come vi anticipavo prima, verrà arricchito ogni volta di nuovi colori con sfumature sempre più nuove e sempre più irripetibili, che d'altronde è una delle caratteristiche più belle della lavorazione a mano, oltre ad essere un pregio è anche una caratteristica. Ma analizziamo un po' nel dettaglio questo King Shock. Ovviamente è un'altra variante, una nuova versione del King, parliamo sempre della stessa qualità, con l'aggiunta dell'urex, che quindi richiama la fettuccia King Lux, ma questa volta sfumata, presentata così in matassine, richiamando quindi ai filati prestigiosi e con stampe artigianali realizzate completamente a mano. Sono delle opere d'arte che vi consentiranno di realizzare altri capolavori. Ecco perché abbiamo pensato che dare dei colori che richiamassero gli artisti più grandi mai esistiti potesse essere la denominazione più adatta. Il King Shock è composto per l'80%
80% da viscosa e il 20% fibra metallica. Come abbiamo visto, stampata, lavorata a mano, davvero molto delicata sulla pelle. Non pensate che il fatto che sia in viscosa o che comunque ci sia il lurex non sia delicata. Assolutamente lo è. Con un peso di 100 grammi e una lunghezza di 180 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 6-8 oppure dell'uncinetto 5-7. Ma vediamo adesso queste prime 7 varianti di colore. Questa che visioniamo adesso è il King Shock Degas. Abbiamo Monet, Caravaggio, Kahlo, Van Gogh, Klimt e Goya. Uno più belli dell'altro. Poi avete visto la luminosità, pensate a davvero ciò che si potrà realizzare con questo meraviglioso King Shock. Ricordate che ne seguiranno tanti altri in tantissime diverse varianti di colore, ma non perdete l'occasione perché, come vi dicevo, è un'edizione limitata. Poi chissà, però almeno per il momento lo è, quindi non perdetevi questa occasione e non dite soprattutto che non ve l'avevo detto. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui, questa edizione straordinaria che ci ha dato davvero delle notizie degne di nota. Ma non concludiamola prima di aver detto quelle che sono le regole fondamentali per seguirci, per essere sempre al passo con la moda, al passo con i tempi e al passo con Tessiland, vale a dire di iscrivervi a tutti i nostri social. Ribadiamo l'iscrizione su YouTube, quindi attivate la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre notizie, perché nelle prossime settimane ci saranno davvero tantissime novità. Vabbè, qualcun'altra invece neanche la immaginate. E io non posso anticiparvi nulla. O forse sì, la prossima volta. Vedremo. Di cliccare ovviamente il pollice in giù. Di cliccare il pollice in su se vi è piaciuto questo video, di commentare ovviamente per dirci cosa ne pensate. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visionato quest'oggi li potrete trovare qui nel box informazioni oppure nella i posta qui in alto. Di ovviamente cliccare il mi piace sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, anche perché vi ricordo che nella prossima puntata parleremo dei progetti che più sono piaciuti o comunque più interessanti, pubblicati appunto proprio sulla nostra pagina Facebook, di iscrivervi sugli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok, di continuare a leggere i nostri articoli del blog Meglio di Maya, e vi ricordiamo che tutti i nuovi articoli potrete sempre trovarli nella pagina costantemente aggiornata relativa ai nuovi prodotti. Concludiamo qui, noi ci vediamo alla prossima puntata, mi auguro di avervi allietato anche questa giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!